Allora ragazzi, siamo appena arrivati al mercato centrale di Firenze e come vedete c'è un po' di gente, non siamo soli. E siamo venuti all'evento di Welcome to Pesaro, dove verremo a mangiare la schiacciata da Massimiliano Parri con la Rossini di Pesaro. Ci sarà la maionese della C'era una volta. Al mercato centrale di Firenze, e precisamente da Massimiliano Parri alla schiacciata, Pesaro e Firenze si sono unite per voi. Guarda la telecamera. Ma come, vieni a Firenze e non fai mangiare il guappo? Ma te sei matto. Sei matto un bel po'. Sei matto un bel po'. Guapo, vai. Vado. Vai. Scatenami il ferro. Vai, guapo. Questa è la prova, devi fare le prove, dopo c'è la bella, Questa solo la prova. Tutti zitti, vai. Sentiamo un po'. Aspetta. Primo morso. Vado. Vai. Vado. Vai. Cosa col tovagliolo? Va bene. Puoi portare, dice che non è cosa bella. L'ha assaporata. Il sapore c'è. Da noi lo chiamano la crescita. Come? È come la crescita. La crescita. Vai, non c'era. Certo. Vai. Ma come? Vieni a Firenze? E non viene a mangiare la schiacciata rossignana? Ragazzi, uova e maionese del C'era una volta. Te sei matto un bel po'. Posso che qualcos'altro che vuoi? Scusi? La parte davanti, quella si deve fare. È la più bella la parte davanti. Non conosce da dietro a te. Vogliamo la parte davanti. Lo chef, lo zio. Voi volete sapere come Pesaro e Firenze si sono unite insieme? È vero? Benissimo, la schiacciata fiorentina si è incontrata con la Rossini pesarese. E voi direte, ma che cos'è la Rossini pesarese? Ragazzi, guardate voi stessi. Pomodoro, uova sode e maionese dentro la schiacciata fiorentina. E voi potete dire, ma che cacchio c'entra? Ragazzi, vi assicuro che c'entra e tanto. Ma che roba. Complimenti. Franci, fa un saluto. Ciao ragazzi. Fede. Il primo step è quello di tagliare la schiacciata per metterla in forno e mettere la salsa di pomodoro e la mozzarella fior di latte. Vediamo la nostra salsa di pomodoro stra wow. Non voglio rubare il lavoro a un pizzaiolo perché sennò mi vincio. Prendiamo la mozzarella, la adagiamo sopra. A questo punto la mettiamo all'interno del forno ad riscaldarla, ad ammorbidire tutta la parte della mozzarella. Gli diamo un tempo diverso, quindi 2-3 minuti ed è pronta. E alla fine ha fatto un effetto quasi di una margherita. Ma a questo punto che prendiamo? Prendiamo le nostre uova soda, assodate, e le appoggiamo sopra la nostra schiacciata. Quindi si fa gli occhini e la faccina alla Rossini. Poi adesso vediamo se qualcuno mi darà l'ascolto, poi dopo verrò assistito da un assistente fantastico, ed è quello di mettere la badilata di maio all'interno. Questo si chiama badilata. Maio direttamente da Pesaro. Questa arriva direttamente, ha fatto della strada, ovviamente ben conservata. Ben conservata, chiaro. E quindi questa è proprio la maionese originale
che a Pesaro divorano a quantità di stelle. Che hanno nelle vene queste. Sì, sì, se te li guardi dentro sono già. Vero? C'è un po' di tanto. Ma papà, mi fa male il cuore! Dopo, che dici ancora? Ancora? Può andare? Può andare. Devi metterci sopra la schiacciata? Sì, Dagli un pochino di torre. Ma insomma, via. La presa fa così. Ma ieri in genere rossa. Basta. Così è la condizione. Ah, mamma mia. Ok. È più maio che... In teoria si è fatto una badilata di maionese. Guarda lì come è gialla, è di molto gialla, ma è tanto buona. A questo punto noi la si va a chiudere. Lì si dà, come si fa tutti i giorni, una spennellata di olio. Sì. Responsabile del cantiere. Sì, sì. Ma è bagatissimo. Ora gli si fa fare a guapo il tester. Sarebbe il primo morso. Il tester è andato. Tutti voi davanti avete 4.000 cellulari, alta definizione, dei video pazzeschi. Ma te di fianco sei il guapo però. Qui c'ho la tecnologia in persona. Esatto. Qui c'ho il nostro tester man. Ma no, con il morso ti va già oggi. Vai Franco? Vai, vai. E vai. Vediamo un po' più dura della pizza, ma è buona. È buonissimo. Buonissimo. Vogliamo vedere di qua, no? Votiamo Mara? Sì. Ben condita. Oh. Quindi, c'è anche il giudizio. Qui abbiamo fatto veramente il test perfetto. Si può iniziare le danze? Si possono iniziare. Si possono iniziare a fare 4-5 mila pezzi in un attimo. Ci fosse una da qui? Sì, come se fosse la mucca tu dai muscoli. Sono spacente. Sì. Attenzione che poi abbiamo il guapo che potrebbe... Si vede che non sei particolarmente pratico. Non sono confidente. Però le prova a mangiare. Lui è bravo importante. A mettere la maio. Si vedrà la nostra spalmatina d'olio sopra per renderla ancora più piacevole. E questa gli si dà a Francesco e della sua. Quindi, questo è un momento storico. Cioè, conto tra Pesaro e Firenze, tra due culture. Ciao, questa schiacciata bella. Ragazzi, buon appetito a tutti. Grande! Cioè, la pasta con pomodoro è favolosa. Poi maionese, c'è la... È la piena del grasso. Ma la congelata piena della cucina. Sì, è il questo maglietto sono fatto apposta per sporcarsi mentre mangi la pizza. Sì, è tutto. L'ho provata. Tanta roba. Ringraziamo Francesco che ci ha dato l'approvazione. Ci ha dato l'acqua santa. Benedetto. Vabbè, almeno ho cambiato la maglietta. Posso avere l'onore anche io di mettere la maglietta? Avanti per continua della spalmatura. È la mia volta! Sì. Sei pronto? Tieni presente che non è un ragazzino qui, è un uomo. Quindi io maneggio un po' meglio, Oh vai, guarda, la voglio tenere... Lì? Vai. Sei? Vai. A ruota libera. Attenzione perché il guapo ci guarda da lontano. Guapo, guarda un po'. Allo. Pesaresi basta? Diano di sì? Oh via, via. Allora si serra. Fa sentire un po' sta roba. Spende la tina. Ora la si serra.
e questo è quello. Adesso tocca a me. No, scusami, io buona. Buona ragazzi. Dovete mangiarla. Intanto la mangia lui. Russo. Pesaro, Firenze. Sì, è vicino, via, c'è un po'. Torno nel mezzo di macchina. Dettaglio. Oh, però se la mangia di gusto, io devo dire. Guarda anche qua, guappo laggiù in fondo me la mangio. Guappo arrivo, Stai lì. Com'è sta? È buono, è buono. Cos'è bella questa? Saporita, condita. Ma cos'è che sono schiacciata? L'ho schiacciata, no? Ma è schiacciata? Fai un po'. È schiacciata. È schiacciata. Poi l'ho rischiacciata anch'io. E allora, guappo. Via. Saluta un po' tutti. Oh ragazzi, potevate venire su, Assalamu a tutti. Accedevo. Cioè, scusa. Da un'occhiata, cioè, hai capito? Da un'occhiata, non è qui, non si scherza niente. Andiamo? Ragazzi, schiacciata con Francesco Zini. Mi ci è voluto un po' per recuperarlo, ma finalmente non lo mollo più. Pesaro e Firenze si uniscono. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Dici così? Buon appetito a tutti. A tutti. A tutti. Buon appetito a tutti. Combo spettacolare questa. È buono. Siamo d'accordo tutti e due che è super approvata. Non so se sto mangiando una pizza o una schiacciata, è bellissimo. Ragazzi, date un'occhiata. Cioè, lo sporco? No, lo sporco, guardate un po' che roba.